Grazie Presidente. E come dissero i Monty Python, ora qualcosa di completamente diverso, perché la vita è fatta di contraddizioni che spesso mettono in mostra come certi poteri forti cambiano totalmente di significato sulla base del differente contesto in cui li andiamo a inquadrare. Pensate che il 10 di giugno di questo mese si terrà in Svizzera un altro referendum legislativo dal titolo Moneta intera, con il quale si andrà praticamente a impedire a questi poteri forti, poteri bancari, di produrre moneta liberamente senza alcun vincolo. Mi spiego meglio. Praticamente le banche guadagnano e prestano denaro che non hanno semplicemente perché lo creano dal nulla, dal nulla. Praticamente se in un giorno viene creata una risorsa monetaria di 100 milioni di euro, solamente a loro, agli istituti bancari, è concesso di avere l'1% riserva del valore della stessa moneta che creano. Quindi su 100 milioni devono avere la riserva del valore di 1 milione di euro. Ma attenzione, non deve essere per forza una riserva in contanti, ma del valore basato su qualunque cosa, qualunque cosa. Quindi potrebbero essere derivati andati a male, case terremotate, azioni in discesa, scrivanie usate, titoli tossici, auto da rottamare, carta igienica, quello che volete, il valore. Quindi è una cosa non da poco. E detto questo, il referendum, quindi in se stesso, non è solamente un atto di democrazia diretta, ma è proprio volontà popolare che decide per una volta di trattare questi soggetti giuridici privati con una ridefinizione totale del proprio rapporto verso il cittadino. Quindi devono diventare assolutamente istituti con un rapporto totalmente ridefinito nei riguardi della cittadinanza, e questo, ammesso che questo referendum andrà totalmente in positivo. Ma la contraddizione non è nel referendum stesso, si giocherà pochi giorni prima, 48 ore prima, fra l'8 e il 9 giugno, si terrà a Torino una delle conferenze più conosciute nel mondo, fra i principali leader del mondo finanziario ed economico a Torino. Ancora non ci è dato sapere l'orario e il luogo esatto, ma il cosiddetto Bilderberg, che molti di voi avranno già sentito. Non è assolutamente concesso sapere dove si troveranno questi leader, ma sappiamo solamente che è una grande conferenza internazionale che per vie indirette riesce comunque a mostrare tutta la sua influenza nel mondo economico, finanziario e automaticamente anche nel mondo politico. Ma guarda caso, le spese sono pagate in grossa parte dalla cittadinanza, soprattutto quelle della sicurezza. Non ci è dato sapere gli argomenti di cui si andrà a discutere in questa conferenza, ma il cittadino pagherà l'importo di 2 milioni di euro solo per i sistemi di sicurezza garantiti con delle tecnologie all'avanguardia come mezzi radar utilizzati dalle normali forze militari. E nonostante questo, tutte le spese di soggiorno verranno pagate dai gruppi stessi che fanno parte del Bilderberg, tranne altri optional che sono sempre a carico della cittadinanza. Quindi la cittadinanza, parlando di gruppi bancari, viene influenzata nella propria vita da questi stessi gruppi bancari, subisce un certo trattamento da parte di questi gruppi bancari, foraggia automaticamente queste attività di confronto e di analisi, ma senza avere alcun tipo di testimonianza, perché viene assolutamente annullato qualunque concetto di trasparenza, non viene neanche concessa la presenza alla stampa. Tranne qualche fortunato, tranne qualche legame di amicizia molto probabilmente, ma la stampa non è ammessa. Però il cittadino paga. Questo è veramente il paradosso o comunque la contraddizione. E tutto questo, nonostante questa organizzazione abbia viaggiato per 70 anni sul filo del fuorigioco fra legalità e illegalità, dato che ci sono tre articoli della Costituzione che lo ricordano molto bene, che sanciscono i parametri con i quali si devono quindi formare delle associazioni, anzi vietano il formarsi di associazioni anche di tipo illegale o comunque contrarie a quello che è il concetto della trasparenza, ribadite anche dalla la stessa legge Anselmi nel 1982. E in giorni come questi, dove le banche hanno avuto una certa influenza anche nel mondo politico italiano, perché lo spread non è solamente una parolaccia, ma è stato un parametro che è stato molto influente anche nella scelta del nuovo governo, per noi anche in un'amministrazione locale si fa sempre più forte l'esigenza di ridefinire il nostro rapporto con le banche, soprattutto per una Milano come la nostra che subisce ancora quello che è stato il trattamento e la mancanza di gestione dei derivati. Chiudo quindi il mio intervento citando un uomo che aveva ricordato anche durante la giunta Pisapia di come fosse importante per un'amministrazione guardarsi bene dall'utilizzo di questi titoli, di questi derivati, che era un economista e un avvocato, Nando Ioppolo, che è stato il primo che ha condannato quello che viene definito il pensiero unico,
C'è un pensiero che tende a prediligere solo la ricchezza di pochi fortunati nel mondo, a discapito di tutte quelle che sono le popolazioni di nazioni come la nostra che fanno fatica a imporsi anche in Europa. Quindi chiudo il mio intervento con un ultimo augurio verso il nuovo governo che si sta formando, anzi che si è appena formato, che certe elite vanno assolutamente smantellate e come il Bilderberg sia assolutamente un cancro da estirpare. In alto i cuori, grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Giungi, prego. Grazie Presidente, dopo l'intervento del collega Sollazzo torno su temi un pochino più, diciamo, cittadini, comunque ho ascoltato.